Laudetur Jesus Christus, carissimi figlioli presenti oggi nella Cappella Domina Nostra e quanti cari figlioli ci seguite attraverso Radio Domina in questa scelta benedetta da Dio, benedetta da Dio. Quanti di voi avete preso coscienza, grazie a questo mio ministero missionario, adesso ho visto che tutti adoperano lo stesso mio linguaggio e si parla nuovamente adesso in giro di mafia di San Gallo, che Bergoglio, il signor Bergoglio, però nessuno ha pagato come sottoscritto e io non smetterò di dirlo, in barba a quelli che si lamentano che io lo dico sempre, lo dirò fino alla fine, perché qui non solo non mi viene riconosciuto il diritto a esercitare una missione, ma addirittura mi viene strappata perché la afferrino altri. Non so se capite a cosa mi riferisco, ma è incredibile vedere nei talk show, dei social network e nei molti streaming il tizio, il professore laico, tutti poi ascritti a Monsignor Viganò, adesso stanno cominciando a organizzare e dicono le cose che dico io da 3 anni per le quali sono stato il matto d'Italia. Ecco, dico a tutti voi che mi avete creduto, questa è la scelta migliore, non mettete piede nelle chiese bergogliane, perché sono abitate dal diavolo, perché quella non è più la vera chiesa cattolica, anche se hanno le stesse strutture nostre. Sono la chiesa, la falsa chiesa, il corpo mistico dell'anticristo. E così noi, allora, anche se rimaniamo a casa e ci soffriamo perché vorremmo essere in chiesa, però ci rimaniamo a casa, la seguiamo attraverso Facebook, la messa, i sacramenti, soprattutto adesso mi rendo conto per quanti siete soprattutto al nord, la fatica, il dolore di vedermi a casa per la festa di Pasqua, ma meglio così nel dolore piuttosto che andare a condividere il pane eucaristico con gli eretici, perché peccat quicunque audit missa mereticorum, non si sta con gli eretici, non si sta con gli apostati, non si sta con i traditori, e quella che Bergoglio guida non è la Chiesa Cattolica, è la falsa chiesa massonico, satanista. Ecco, e allora a tutti voi miei cari dico che oggi è il secondo venerdì di Quaresima, tra l'altro è anche il primo venerdì di mese, quindi questa forte devozione al Sacro Cuore di Gesù, e celebriamo anche il ricordo di questo beato cappuccino francescano di cui parlavo stamattina, martire della carità e apostolo degli ultimi, il beato Geremia. E questo secondo venerdì di Quaresima invito tutti voi, miei cari figlioli, a meditare la passione di Gesù. Questa sera alle 21:15 ci sarà la Via Crucis. I venerdì di Quaresima sono venerdì di penitenza, di digiuno, di astinenza dalle carni, giorni della mortificazione, però soprattutto i venerdì di Quaresima sono i giorni in cui meditare la croce di Gesù. È la Chiesa che Madre ci ha dato tante maniere per meditare. In primo luogo direi la Via Crucis, questo pio esercizio cui è annessa l'indulgenza plenaria, cioè questa sera quanti di noi, fatelo circolare, parteciperemo via Facebook alla Via Crucis nella Cappella Domina Nostra, otterremo l'indulgenza plenaria, la remissione di tutte le pene dovute alle colpe. Non è un regalo, diciamo così, di poco conto, perché appunto la passione di Cristo ci salva. Ci sono poi le orazioni di Santa Brigida, che anche quelle ci fanno meditare sulla passione di Gesù, i misteri dolorosi, ecco, del Santo Rosario, anche quelli sono ogni giorno una memoria, dall'orto degli ulivi, passando per il pretorio con la flagellazione, la coronazione di spine, e poi la via dolorosa del Calvario, e finalmente il quinto mistero, Gesù muore in croce per noi dopo 3 ore di agonia. Metterei anche la coroncina della Divina Misericordia, perché per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. E qui, da ormai un po' di tempo, trasmettiamo ogni giorno, grazie alle figlie della Compagnia di Maria, la preghiera delle 3 ore di agonia. Ecco, abbiamo tanti modi per meditare quanto Gesù ha sofferto per noi. Egli ha sofferto più dei profeti, perché era più che un profeta. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la vicenda di Giuseppe venduto dai fratelli, l'invidia verso di lui, l'odio, lo vogliono morto,
perché lo considerano un sognatore. Anche Gesù è stato trattato così, ma Giuseppe si è salvato, venduto dai fratelli. Invece Gesù è salito sulla croce per tutti noi. Ed è per quello che nel Vangelo Gesù dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta una pietra angolare. È il salmo che poi si canta nel periodo di Pasqua e che celebra appunto la vittoria del Signore. E lui, Gesù Cristo, la pietra scartata dagli ebrei, quelli del suo stesso popolo, non lo hanno voluto riconoscere come Messia. E così lui però era lui, Gesù Cristo, la pietra angolare. In questo venerdì di Quaresima, giorno di penitenza e di digiuno, di astinenza e di mortificazione, adoriamo particolarmente il sangue preziosissimo di Gesù. Tra qualche momento il vino che il sacerdote infonde nel calice sarà trasformato nelle parole consacratorie e nel sangue di Gesù. San Tommaso d'Aquino parla di conversione, cioè cambiamento. Non è più vino, è il sangue di Gesù. Noi ci concentriamo molto sul momento in cui il sacerdote eleva l'ostia e forse poco sull'elevazione del calice, ma guardate che la teologia insegna, lo dicevo anche l'altra sera nelle catechesi sulla passione di Gesù, che il vero momento propiziatorio della messa è esattamente quando il sacerdote eleva il calice, perché Dio Padre si sporge dal trono e guarda cosa c'è dentro quel calice. Ah, questo è il sangue di mio figlio, vi perdono, vi assolvo, vi uso misericordia, capite? E quello è il momento più sacro della messa, quando il sacerdote eleva il calice dove si trova il sangue di Gesù. Ed allora mettiamoci ai piedi della croce, come la Madonna, come Giovanni, come la Maddalena. Piangiamo sui nostri peccati che tanto hanno offeso il Signore e invochiamo il suo perdono e la sua misericordia per noi e per l'umanità intera, adorando e baciando con profonda devozione e grande affetto spirituale le sue divine piaghe e soprattutto riparando il suo preziosissimo sangue che egli, agnello immolato, ha versato per tutti noi. Laudetur Iesus Christus.